siamo a Firenze, all'inizio di via Baracca, dove ormai da qualche anno prende il via la manifestazione. Vediamo Laura Sturlese, l'assessore allo sport del comune di Firenze, che darà il via al primo concorrente. 26 professionisti impegnati in questa gara, che era valida per il Gran Premio Selle Italia e per il trofeo Vetta. Il primo a lasciare la pedana di partenza è il toscano Alessio Galletti. Qui lo vediamo mentre appunto sta per prendere il via. Ecco, in questo momento Laura Sturlese che abbassa la bandierina e Alessio Galletti lascia la località di partenza, e qui lo vediamo in azione. Alessio Galletti, 17esimo tempo, 41.05 il suo tempo finale. Loretto, il campo dei partenti che hai portato quest'anno alla Firenze Pistoia ti ha soddisfatto? C'erano dei grossi nomi, no? Sì, c'era il meglio del meglio, al momento quelli pedalano di più, che hanno più rendimento di tutti gli altri, perché era inutile prendere, non so, parliamo di un Berzi, il nome di Berzi è favoloso, indiscutibile, vincitore del Giro d'Italia, ma dopo non ha fatto più niente, specialmente negli ultimi tempi era inutile farlo venire a pista e fare una brutta figura. A proposito di Pistoia, abbiamo visto la coreografia in Piazza del Duomo, devo dire una coreografia ben curata e uno splendido scenario dove si concludeva appunto questa manifestazione che ormai da diversi anni appunto si conclude in questa splendida Piazza del Duomo. E abbiamo visto appunto, siamo ancora su alcune immagini dei cartelloni pubblicitari, e qui siamo all'arrivo di Alessio Galletti. Quindi abbiamo la possibilità, direi di tutti i concorrenti, di vedere la partenza, le fasi della gara e poi anche l'arrivo, in quanto eravamo impegnati con 3 telecamere. Siamo ora su Dario Bottaro, che è il secondo atleta a prendere il via, 18esimo tempo per lui, 41.13 il suo tempo finale. Eccoci qua sull'atleta della Gavis Ballan. Ignazio Bianchi, tu hai collaborato con Loretto Petrucci in questa Firenze Pistoia, che esperienza è stata? È stata un'esperienza magnifica, perché c'è sempre da imparare quando si organizzano delle corse. In particolar modo mi sono interessato dei motociclisti, cioè ho messo, diciamo, sul tracciato 44 motociclisti. Potevano essere qualcuno di più, me ne sono mancati qualcuno, e anche di quelli buoni mi sono mancati. Purtroppo non sono potuti venire. Comunque è andato tutto per il meglio, abbiamo coperto tutti i corridori con doppio motociclista, sia con uno dei miei e la stradale, e con uno dei miei e i vigili urbani, sempre di Pistoia. E poi, dove non c'erano le forze dell'ordine, c'erano due staffette delle nostre, insomma. Ecco, qui vediamo il campione italiano Massimo Potenzana, che era la partenza, dobbiamo dire forse non è andato benissimo, magari Potenzana accusa un po' il peso della stagione, è arrivato 21esimo, 41.42 il suo tempo. Loretto, cosa possiamo dire di Ignazio qua, come si è comportato? Ignazio Bianchi ormai è uno che già provato, ha fatto già diverse volte questa Firenze Pistoia, quest'anno poi si è dedicato alle grandi gare. E questa è stata il suo fiore all'occhiello, la più grossa di tutte nel pistoiese, di conseguenza si è impegnato al massimo, era stressato sabato, però ha fatto grandi cose, è stato uno stretto collaboratore e spero che in futuro sia ancora di più, dato che ora è passato nella categoria pensionato come me, di dedicare più tempo al ciclismo di quello che ha fatto ora. Quindi esame superato in pieno, via per Ignazio. Senz'altro. Siamo ancora su Potenzana e qui vediamo Franco Chioccioli, che stava dall'altra parte della barricata, dopo aver appeso la bici al chiodo era a guidare la macchina della Mercatone 1. Massimiliano Lelli alla partenza, il quarto concorrente a lasciare la pedana di partenza all'inizio di via Baracca. Massimiliano Lelli, dobbiamo dire che si è ottimamente comportato, sesto tempo per lui, 40.13 il tempo finale, 1.52 dal vincitore. Siamo qua sul corridore grossetano e che appunto è impegnato nei primi chilometri di questa Firenze Pistoia. Vediamo ancora il corridore Lelli, che però dobbiamo dire quest'anno, Loretto, forse ha avuto una stagione non troppo felice. Sì, è mancato, tutto era atteso, le gare a tappe, come aveva dimostrato anni fa, che poi conquistò la maglia bianca, sembrava la rivelazione del ciclismo toscano, e poi si è afflosciato, chissà, forse penserà troppo a cavalli, non lo so, perché si dedica molto alla cura dei cavalli, forse se pensasse di dedicarsi più alla bicicletta potrebbe ottenere maggiori risultati. Vediamo qui Lelli che sta concludendo alle spalle di Potenzana, quindi è andato, dicevo, ottimamente, praticamente ha raggiunto Potenzana. Ed eccoci alla partenza ora con Angelo Citracca. Allora, Angelo Citracca è qua in studio. Allora, Angelo, ora stiamo vedendo mentre lasci la pedana di partenza. Questo cronometro, secondo te, hai dato più o meno di quello che speravi? È partito
Ma ho dato sicuramente meno, perché ho avuto qualche problema in settimana, ho dovuto sbrigare alcune cose e in bici non è che sono andato tanto, poi lo dimostra anche la bici che avevo, una bici normale. Niente, ho fatto tanta fatica, il tempo era quello che era, però va bene lo stesso. Comunque credo sia una bella esperienza, no? E dobbiamo dire una cronometro dove si può spingere veramente dei grossi rapporti, che praticamente si può dire quasi un rettilineo da Firenze a Pistoia, no? Escluso la città di Pistoia. Sì, sì, fare le cronometro è sempre una bella esperienza, perché uno impara tante cose, fai delle esperienze, sia che la fai forte, piano, uno, cioè quello dipende. E poi niente, è una strada tutta dritta, ieri c'era anche un pochino di vento a favore, si è visto anche delle medie, sono delle elevatissime. Perciò niente, l'esperienza se ne fa tante, uno impara tante cose che serve per il futuro, uno lo può fare anche piano, però c'è delle occasioni che le fa più forti, più o meno. Uno quando un domani si troverà avanti in qualche classifica avrà l'opportunità di farla forte, perciò è sempre bene fare l'economico, si impara sempre qualcosa. E qui siamo su colui che è stato il grande protagonista della prima parte della stagione, Giorgio Furlan, lo ricordiamo vincitore della Milano-Sanremo, della Tirreno Adriatico, nella quale appunto conquistò anche 3 tappe di altre corse, e naturalmente un Furlan però che ha avuto una seconda parte di stagione piuttosto travagliata, è alla partenza in questo momento, ora fra poco lo vedremo in azione, il corridore della Gevis Ballan, eccolo qua in azione, 14° tempo per lui, 40:38 il suo tempo, a 2:17. E Loretto, un tuo giudizio su Furlan, è stato grande protagonista per la prima parte di stagione, poi però purtroppo ha avuto dei problemi, no? È mancato un po'. Sì, i problemi sembra sia da una caduta, però già il secondo anno, terzo, fa questi cali, o fa un finale meraviglioso o fa un inizio. Penso che il suo fisico risenta degli sforzi enormemente fatti all'inizio oppure alla fine, poi si affloscia e rimane lì. Grande nome, grande protagonista dell'annata, però sul finale è mancato. Ecco, quindi praticamente può darsi che sia una carenza veramente da parte del suo fisico. Eccoci ora qua su Mario Cipollini. Dobbiamo dire che sabato Mario è andato veramente forte, ha ottenuto il 4° tempo a 35 secondi dal vincitore, 38:56 il suo tempo finale, un Cipollini che in queste ultime gare era smanioso di tornare a certi livelli, dopo sappiamo tutti le vicissitudini che ha avuto durante la stagione con la grave caduta alla Vuelta di Spagna. Eccolo qua Mario Cipollini, devo dire che mi sembra, Loretto, che abbia dimostrato insomma di aver recuperato, no, Cipollini? Ma senz'altro, lui gli ultimi giorni ci siamo sentiti spesso per telefono, diceva voglio fare una grande impresa a Pistoia, voglio vincere, e ci è andato molto vicino, ha quasi mantenuto la promessa, l'auguravo di venire qua per poterlo portare sul palco la premiazione finale vincitore, comunque è andato molto vicino. Devo dire era partito fortissimo all'inizio, fino a metà percorso era direi veramente andato fortissimo, poi forse ha accusato un tantino nel finale. E Ignazio Bianchi, ecco, hai detto giustamente, hai gestito il gruppo motociclistico, le staffette eccetera, una cronometro, qual è l'impegno maggiore per una staffetta? Sono i tempi e le distanze da poter tenere, i tempi precisi, bisogna che scattino 5 secondi prima della partenza. Infatti eravamo in due, io mandavo dal retro le motociclette, c'era un collega che era a 150 metri che dava il via quando scattavano i 5 secondi, e poi sono le distanze da mantenere. Qualcuno molto esperto sa stare vicino ma è lontano, qualcuno dice ogni tanto mi sta troppo vicino, ma comunque ieri fortunatamente, a quello che mi hanno detto anche i colleghi che erano sul percorso, che è andato tutto bene, è andato nel migliore dei modi, c'è stato un piccolo inghippo proprio su questa curva, sulla curva laggiù in fondo, ma comunque risolto pienamente dal corridore stesso, non dico cosa perché se non si vede è meglio non farle vedere. Va bene, abbiamo visto Cipollini che aveva superato Furlan, e qui siamo alla partenza con Giancarlo Perini. Giancarlo Perini non è andato bene, anzi direi è andato decisamente male, 25° tempo, penultimo tempo. Devo dire, Loretto, che Perini e Ghirotto forse onestamente hanno un pochino deluso. Altro che, sono venuti per fare turisti, non per fare corridori. Sono arrivati anche all'ultimo momento, devo dire. Venite per bene a fare una gara, lo sapete, hanno già partecipato altre volte alla Firenze-Pistoia, avevano fatto buone figure. Sabato sono mancati completamente alle sue, diciamo, abitudini di grandi lottatori, di grandi corridori fino alla fine, invece qui sono venuti a fare turisti. E direi anche di seri professionisti, perché onestamente sì, insomma, sì. Atleti di questa esperienza forse. Sabato sono mancati a tutto questo.
Siamo su Alexander Gontenkov, atleta della Lampre, che sta partendo in questo momento, quindicesimo tempo per lui, 41 minuti netti il suo tempo. Vorrei chiamare un attimo in causa Stefano Giraldi, poi più avanti ti vedremo tu impegnato e chiaramente commenteremo la tua prova. A livello generale, secondo te Stefano, che sta a Firenze Pistoia, cosa ha detto? Ma ha detto tanto, perché la media elevata che è venuta fuori vuol dire che sta diventando una corsa seria sotto tutti gli aspetti. Il ciclismo italiano, tutti i corridori cercano di vincere tutte le corse e mi sembra che non esista più corse di categoria A e B, e anche la Firenze Pistoia sta diventando una corsa importante perché tutti hanno cercato di fare il risultato. E devo dire che oltretutto è l'unica del calendario italiano rimasta per gli specialisti del cronometro, perché se si escludono quelli inseriti nei vari giri è l'unica corsa che è rimasta nel calendario nazionale, quindi credo sia anche una bella passerella per quelli adatti al cronometro, no? Sì, sì, oltretutto è l'unica e non è proprio, non tutti gli anni la vince lo specialista della crono, perché appunto ci vuole anche la condizione, ci vuole la condizione più di là, perché 33 chilometri sono lunghi da tenere. E niente, ci vuole molta condizione e meno male che Loretto sta continuando a mantenere questa cosa e portando a Pistoia il ciclismo a livello professionisti, che è da tempo che non arriva più un Giro d'Italia, ma tutti gli anni i tifosi pistoiesi hanno la Firenze Pistoia, hanno l'occasione di venire a vedere il professionista a Pistoia. Stiamo vedendo ora Davide Cassani, sedicesimo tempo per lui, è un altro dei veterani del ciclismo italiano. Davide Cassani, anche lui in questa ultima parte di stagione forse ha pagato un tantino ormai le sue 33 primavere, quindi insomma comunque ottima sempre il comportamento di questo atleta che tanto ha dato al ciclismo italiano. Dopo Davide Cassani ritorneremo naturalmente a Firenze con l'altra telecamera che avevamo appunto alla partenza. Siamo su Simone Borgheresi, atleta toscano, anche lui non è andato molto bene, 23esimo tempo. E tuo compagno di squadra Stefano, cosa ti ha detto Simone? Ha avuto qualche problemino oppure più di così non andava? No, ultimamente ha fatto bene la parte centrale fino della stagione, sì, fino in Svizzera. Ultimamente ero un po' affaticato, forse più di testa che fisicamente, perché ora non so il prossimo anno come faranno i corridori, ma le stagioni stanno sempre diventando più stressanti, le velocità sempre più alte e le corse ora l'hanno protratte fino a fine ottobre. Sarà bella dura arrivare un altro anno ai corridori a fine ottobre e esprimersi a certi livelli. E soprattutto con il campionato del mondo, Giro di Lombardia, eccetera. Sì, sì. Ecco, Loretto, Stefano diceva... Fortunatamente Loretto Petrucci continua a portare a Pistoia il grande ciclismo, la Firenze Pistoia. E quest'anno Pistoia come ha risposto? Ha risposto parzialmente bene, qualche cosa che non va c'è sempre. So che hai avuto anche qualche problemino, diciamo, no? Sì, problemi ci sono sempre tanti, però li ho risolti tutti. C'è rimasto uno aperto da chiudere in settimana, che farò una conferenza stampa per quei signori dell'azienda promozione turistica, che hanno bisogno di far conoscere al pubblico, agli sportivi, chi sono, in che maniera trattano il ciclismo, in che maniera trattano le manifestazioni ciclistiche. Fortunatamente la provincia e il comune, sempre vicini, veramente con tutto e con un buon contributo, che si può sperare di fare qualcosa ancora. Però è molto difficile, presto e prematura, dire avanti con questa gara, perché tutto è da rivedere. Effettivamente quest'anno abbiamo notato che il tuo quartier generale si era dovuto trasferire, forse gioco forza, di qualche metro, no? Sì, in un pullman ufficio che si è prestata questa azienda a portarlo lì. Per vedere appunto le immagini. Eccoci qua su Zanini, Stefano Zanini, atleta della Navigare Blue Storm che sta per prendere il via. E Zanini, Angelo Citracca, un tuo compagno di squadra, no? Quest'anno la sua stagione com'è stata secondo te? È stata una stagione molto positiva. Partito forte, ha vinto subito il giro dell'Etna, poi alla Tirreno, poi ha riprecuperato il giro in maniera molto buona, ha vinto l'ultima tappa a Milano, poi nulla, ha tentato di andare ai mondiali, però forse è un periodo che non si addice tanto a lui, il caldo gli ha dato noia, e niente, ha rifatto un po' il finale a modo, malgrado abbia avuto qualche problemino a un ginocchio. Ieri so che ha avuto il problema alla ruota davanti, si è rotta, andavo più avanti, non so come andare, non è preciso. Allora, siamo alla partenza ora con Dmitry Konyshev, il russo della Jolly Cage, uno dei corridori
direi sembrava destinato ad una grossa carriera qualche anno fa, è un ottimo corridore, ma forse Dmitry Konyshev non è riuscito a decollare come forse qualcuno si aspettava. Qui lo vediamo in azione, otterrà il nono tempo finale, 40:18 il tempo finale sui 33 chilometri da Firenze a Pistoia, e accusato un primo e 57 di ritardo dal vincitore. Stiamo appunto seguendo Dmitry Konyshev e ora fra poco andremo a seguire il concorrente che ha preso il via 1 minuto e 30 dopo di lui. Vi ricordo che appunto i corridori venivano intervallati da 1 minuto e 30. Eccoci qua ed è Luca Scinto. Luca Scinto che sabato è stato autore di una grossa cronometro, il corridore di Galleno che abbiamo già ricordato ieri si è sposato, lo vediamo alla partenza. Era un Luca Scinto veramente concentratissimo, voleva a 24 ore dalle nozze effettuare un grosso exploit e devo dire che onestamente ci è riuscito. Ecco qua lo vediamo impegnato, praticamente sta nella scia di Dmitry Konyshev, quindi vi possiamo seguire con le immagini l'aggancio di Luca Scinto che sta spingendo con la sua caratteristica azione, direi a stantuffo, la definisco così perché insomma ad ogni colpo di pedale si sposta sulla sella. E Loretto, devo dire, Luca sabato è andato veramente forte, no? Sì, sì, fortissimo, inatteso, ma una grande impresa. Pensava al matrimonio e portare fiori alla sua ragazza che il giorno dopo ha coronato sull'altare del Galleno e ci è riuscito, ha preso il secondo posto, fiori anche a lui e questi erano per la sua ragazza. Ecco, qui lo vediamo proprio nella scia di Dmitry Konyshev, sta insomma giustamente sfruttando anche un tantino, insomma d'altra parte lo fanno tutti i corridori quando magari gli autisti non si comportano a quella maniera. Ignazio, io qui vediamo Luca che supera Dmitry Konyshev, naturalmente sono cose irrilevanti, però insomma tu sei un esperto di queste cose. Sono cose irrilevanti, ma certi autisti purtroppo non le dovrebbero fare. Non dovrebbero farle, anche se forse perché non le capiscano, non si rendano conto di cosa sia una scia. Sì, quindi, comunque è soltanto per qualche metro, quindi non credo che abbia sicuramente influito. No, non credo che assolutamente abbia influito sul risultato finale, ma qui, comunque... Qui vediamo Konyshev che cerca di tenere il ritmo di Scinto, uno Scinto veramente scatenato, abbiamo lasciato località Casini, corridore della MG, ricordo, secondo, a 38:49 il suo tempo finale, 28 secondi di ritardo dal vincitore, quindi una grossa sorpresa per Luca Scinto che... direi ha debuttato quest'anno nel mondo dei professionisti e devo dire che si è segnalato, direi, in ottima evidenza in alcune circostanze. Staremo a vedere quello che sarà capace di fare l'anno prossimo. Eccoci ora alla conclusione con appunto Scinto che ha superato Konyshev e Zanini. Ecco, vediamo l'arrivo praticamente in contemporanea, Scinto, Konyshev, anzi Zanini che era partito 3 minuti prima di lui e Konyshev che era partito un minuto e mezzo prima di lui. Ed eccoci sul vincitore della Firenze Pistoia, Francesco Casagrande. Francesco Casagrande, ragazzo della Mercatone 1 Medeghini, veramente non stupisce, non finisce di stupire in questa stagione. 7 vittorie, e Loretto Pedrucci credo che forse... fossero stati in poco all'inizio di stagione a pronosticare un Casagrande in queste condizioni. No, io l'ho sempre valutato per questo. Sì, un ottimo ragazzo, un ottimo corridore, però insomma... Io speravo che fosse un Giro d'Italia, lo tenevo più da classifica, e invece ha reso più nelle gare in linea, a cronometro, che ha vinto anche una cronoscalata della Futa, e questa Firenze-Pistoia che non credevo fosse a questi livelli. A cronometro è andato bene anche al Giro d'Italia, sì, perché ricordiamo ottavo alla Follonica, insomma. Ha migliorato molto nel rendimento di gara a giornata e ha perso un tantino sulle gare, la classifica alle gare a tappe. Comunque è un ragazzo di grandi promesse che ha confermato quest'anno, è stata una conferma, e sicuramente se è serio e sa tenersi e arriverà in alto, penso che sarà un nuovo campione toscano e la Toscana ha bisogno di rinnovare e un po' di giovani promesse in concretizzare in campioni. E devo dire che va sottolineato che ha soltanto 24 anni, quindi sicuramente avrà ancora dei margini di miglioramento. Eccoci ancora qua su Francesco Casagrande, ricordo 51:630 la sua media record, 38:21 il suo tempo finale. Un giudizio da parte dei colleghi, Angelo Citracca e Stefano Giraldi. La stagione di Casagrande per voi è stata, direi, superiore alle attese quest'anno oppure ha dato quello che secondo voi può dare? Citracca. Ma quello che ha dato sicuramente è quello che può dare, perché quando un ragazzo va forte come lui lo dà perché l'ha dentro. Quello
è senza dubbio da mettere in discussione, perché quando uno va forte come lui, va forte. La stagione è stata positivissima, ha vinto 7 gare, perciò quando un ragazzo di 24 anni vince 7 gare, penso c'è poco da dire, bisogna dire che sarà un corridore e che in futuro sarà un campione. Certamente deve fare quel tantino in più per diventare un campione, perché con 7 gare si è buon bel corridore, però non si è ancora campione. Sicuramente se continua così è il corridore del domani, è il campione del domani più che altro, perché quando si vince 7 gare c'è poco da dire, dai. Sicuramente l'anno prossimo però la sarà attesa da una conferma, e molte volte è più difficile confermarsi che arrivare. Ecco, qui stiamo vedendo Massimo Ghirotto che, come dicevamo in precedenza, è arrivato ultimo, 26esimo posto per lui. Onestamente un Ghirotto che, come diceva Loretta, forse è venuto a fare, non diciamo una passeggiata, ma quasi. Ora sta partendo Francesco Frattini, invece lui è andato ottimamente, 8° tempo per lui, 40-17 a 1.56 da Casagrande, questo ragazzo della Gavis Ballan. Ritornerei a Stefano Giraldi, ti avevo fatto una domanda su Casagrande, secondo te Stefano? Francesco si era già presentato nei professionisti vincendo un Giro d'Italia nei dilettanti. Non è stato un bluff, e questo le 7 corse di quest'anno lo dimostrano. È mancato un capellino nel Giro d'Italia, pensavo veramente che potesse fare di più al Giro d'Italia. Perché appunto lo ritenevo più da corsa a tappe, invece si è dimostrato col mondiale di andare fortissimo, di avere una costanza di rendimento nel finale di stagione che l'ha premiato vincendo corsoni come il Giro dell'Emilia, facendo seconda alla Placci in 2 giorni a fine. È stato l'unico che ha fatto 2 piazzamenti così in 2 corse durissime come sono, sicché penso sicuramente sarà il campione del domani. Ed eccoci ora su Michele Paletti, atleta della Mapei Class. E dobbiamo dire che, qui mi rivolgo a Angelo Citracca, tu e Paletti avete qualcosa in comune, no? Vi siete fermati, avete trovato la ragazza a San Baronto, anzi so che Angelo anche tu sei vicino a imitare Scinto e Bartoli, no? Sì, anch'io penso, dovrei sposarmi, solo da vedere la data. Quindi noi ti facciamo già gli auguri in anticipo. E Paletti, sappiamo tutti che è fidanzato con la signorina Gironi. Sì, ci siamo fermati tutti e due in via di Giugnano, uno di fronte all'altro. Ho capito. Quindi cosa ci può dire? Michele, qui lo vediamo impegnato. No, Michele ha avuto una stagione un po', cioè così, ha corso non tanto perché è uno squadrone. Queste squadre qui non è facile. Siamo uno squadrone, cioè, è bello entrarci, però ha i suoi lati positivi e negativi, direi. Più che altro negativi per un giovane che e alle prime armi, no? Che si corre poco in mezzo a tanti campioni. Purtroppo quando si corre poco è dura andare forte, perché quando non corri non trovi il ritmo di gara, e per andare forte devi correre tanto nei finali di gara, essere davanti e vivere la corsa gli ultimi 50-60 km. Okay. Se uno corre poco il ritmo non viene mai e i risultati sono sempre quelli che sono. In questo momento sta partendo Vladislav Bobrik, il vincitore del Giro di Lombardia, 12° tempo, 40-32 a 2.11 da Casagrande. Loretto, Bobrik, una curiosità, l'avevi ingaggiato prima del Lombardia o l'hai preso dopo? No, prima, ingaggiati no. Cioè ingaggiato nel senso, contattato? Facciamo una scelta di quelli che più, ripeto, hanno la pedalata in quel momento, in questo periodo. Quindi ci avevi finale. Visto bene anche prima del Lombardia? Sì, l'avevo già trattato, invitato, aveva accettato, poi vincendo il Giro Lombardia speravo che facesse un exploit più interessante, invece lo sforzo di sabato al Giro Lombardia avrà risentito a questa cronometro, in quanto non ha fatto una grande figura, insomma è stato così uno dei tanti. Sì, da lui forse era lecito attendersi qualcosa logico, in più. Pensavo che ci facesse veramente un exploit, con quello che fece sabato a Lombardia era sperare veramente un grande risultato, e purtroppo succede. Basta non nulla, il corridore salta quel momento magico e poi succede che viene a fare brutte figure. Il cronometro per vedere l'uomo in faccia, è il tempo, è correre contro se stessi, dare al massimo e poi pensare avanti chi c'è per raggiungerlo, e quello è al massimo dello spasimo e del rendimento che può avere un atleta. Eccolo qua la conclusione in piazza Duomo a Pistoia. Devo dire che ti faccio complimenti, perché anche il servizio, lo vediamo anche da queste immagini, e sabato mi sembra che sia stato curato proprio nei dettagli. Abbiamo visto le auto deviare a pochi metri dal traguardo, quindi questo mi sembra che sia... Bianchi è riuscito appunto... È un esperto in queste si cose. Si è reso... Però scusa un attimo, ora continuiamo dopo. Prego. Con quanto c'è Stefano Giraldi, che è qui in studio e sta prendendo la partenza. Stefano Giraldi, dobbiamo dire ancora una volta, ottimo protagonista in questa Firenze-Pistoia. Quinto tempo finale, 39.16 a 55 secondi dal vincitore. Stefano, questa è una corsa, l'anno scorso sesto, quest'anno quinto, no?
Mi sembra sia una corsa che ti esalta in un certo senso. A scalare, sì. A scalare, forse mi dicesti che hanno 5, forse dovresti arrivare a vincerla. Se continua a correre. Te lo auguro. Allora, descrivici un pochino la tua azione. In questo momento stai spingendo come credo avrei fatto lungo tutti i 33 km al massimo, no? Sì, sono partito per dare il massimo e fino a che ce la fo, vo al massimo. Quando non ce la fa più tanto nelle crono c'è poco da stare lì a vedere se c'è la condizione. Qui stai transitando proprio dal Bottegone, no? Se c'hai la condizione e raggi fino in fondo può arrivare a fare risultato, se no altrimenti niente, non può fare niente. Comunque sei soddisfatto della tua prova? Sì, abbastanza. Non pensavo che venisse fuori una media altissima così e niente, sono andato bene, speravo forse in un piazzamento meglio, ma perché avevano mollato gli altri. Invece, come ho detto prima, sta diventando una corsa che attira tutti i corridori, tutti vogliono vincere, è diventato difficile fare. Forse sulla carta un Cipollini e uno Scinto che sono arrivati davanti a te. No, Cipollini Mario lo sapevo, avevo visto la settimana prima il trofeo in Chella, avevo visto che era andato forte, che pedalava forte, a Peccio era andato forte, la Parigi Tour aveva confermato arrivando, piazzandosi terzo, quarto. E sicché lo sapevo, e Francesco uguale, niente, però il cronometro basta la giornata un capellino più storta che puoi arrivare a fare te un risultato peggio favorendo gli altri, ecco. Qui stiamo vedendo Rossano Brasi, l'atleta della Team Polti impegnato, ha ottenuto il 12° tempo a pari merito con Bobrick, quindi ha ottenuto lo stesso tempo di Bobrick, quindi dobbiamo dire tutto sommato una prova direi soddisfacente per questo ragazzo che, lo ricordiamo, è uno specialista del cronometro e quindi insomma gareggiava sul suo terreno preferito. Ricordo, stiamo seguendo appunto Rossano Brasi. E in questo momento vediamo Gianluca Bortolami, il leader della Coppa del Mondo, ha vinto appunto con pieno merito direi la Coppa del Mondo, Valdemaro Bartolozzi lo sta guidando dall'ammiraglia. E dovrei dire appunto a Loretto, ora vorrei chiedere, Bortolami è stato un personaggio direi importante alla partenza, no? Sicuramente, quello che vince la Coppa del Mondo sarebbe l'assegnazione del titolo di campione del mondo a punti, cosa che invece fanno l'assegnazione una giornata sola. Ha fatto una stagione piena, anche lui sul finale è un po' calato, comunque si è difeso bene, non alle altezze delle sue possibilità, perché ripeto, lo stressare per mantenere questo primato in Coppa del Mondo, lo stress che avrà avuto l'avrà fatto un po' scendere il rendimento alle ultime gare. Comunque è un personaggio che ha dato sicuramente lustro alla tua gara. Vi ricordo, magari per coloro che fossero da poco con noi, stiamo seguendo le immagini della 11ª edizione della Firenze Pistoia, la classica di chiusura del ciclismo italiano, cronometro individuale professionisti, che era valida anche per il Gran Premio Selle Italia, trofeo Vetta. Ed a proposito di queste aziende, Loretto, mi sembra che da qualche anno ti affianchino e sono forse quelle che ti sono più vicine, no? Sì, senz'altro, senza di loro la Firenze Pistoia non ci sarebbe, perché ripeto, i contributi di Pistoia sono sì per fare una gara da dilettante e non da professionisti, tutta la buona volontà, ma i comuni si sa, non hanno grandi possibilità, fanno già dei sacrifici a dare questo contributo, come può anche l'amministrazione provinciale contribuisce nel mettere a disposizione tutto l'apparato possibile per l'organizzazione e dare un contributo relativo a questa manifestazione. In questo momento vediamo la partenza Marco Serpellini, l'atleta della Lampre Panaria, siamo alle ultime tre partenze. Marco Serpellini ha ottenuto l'11° tempo, 40:28. Vorrei ritornare un attimo ora a Ignazio Bianchi, tu eri in un certo senso responsabile lì della partenza, no? Gestivi il parco moto, auto, ecco, secondo lì mi sembra sia filato tutto liscio, no? Sì, è andato tutto bene perché c'è stata anche tanta responsabilità da parte sia dei motociclisti che degli addetti alle macchine. Si sono comportati bene, hanno rispettato la sequenza delle partenze, non c'è stato nessun problema. Quest'anno per la prima volta le abbiamo fatte partire le macchine da dietro i corridori, mentre l'anno scorso da una strada laterale che creava dei problemi di entrata. Quest'anno è andato tutto per il meglio. Io vorrei approfittare di questo piccolo spazio
per ringraziare un gruppo, il gruppo radioamatori di Pistoia, che ci ha consentito sia dalla partenza sia l'intertempo che all'arrivo ad avere notizie fresche. In tre persone hanno fatto un grandissimo lavoro che ha consentito a tutti i tifosi che erano presenti all'arrivo di sapere i momenti della gara. E poi gli sponsor li ha ringraziati Loretto Petrucci, oltre al gruppo radioamatori di Pistoia c'è da ringraziare la Polizia di Stato, la Polizia Stradale, i Carabinieri, i Vigili Urbani e tutti quelli che si sono prodigati affinché questa gara andasse nel migliore modo possibile. Il tempo ci ha favorito e questo credo che sia stato l'edizione più bella che abbiamo potuto seguire. In questo momento veniamo alla partenza. Simone Biasci è il penultimo atleta a prendere il via e subito dopo di lui, cioè a 1:30, sta per partire Maurizio Fondreste. Era il vincitore dell'edizione 93, Maurizio Fondreste, è stato il primo italiano di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Firenze Pistoia, che per le prime 10 anni è stata vinta da un corridore straniero. Quindi Maurizio Fondreste sta per lasciare la pedana di partenza. A proposito, Loretto, mi sembra che alla partenza ci siano stati gli amici della ciclistica sestese che hanno in un certo senso collaborato, no? Mi risulta abbiano portato la pedana, mi sembra, no? Hanno dato una mano anche loro, mi sembra, no? Sì, già da diversi anni collaborano venendo a sistemare la pedana di partenza. Ecco, in questo momento parte Maurizio Fondreste, il corridore della Lampre Panaria. Qui lo vediamo che ha superato Simone Biasci. Ecco, Fondreste ha superato Simone Biasci, che era partito 1:30 prima di lui. Quindi un Fondreste che era partito fortissimo, poi però, come sentiremo più avanti nell'intervista, forse nella seconda parte ha accusato un tantino. E qui vediamo Biasci che cerca di rimanere a distanza, a debita distanza da Maurizio Fondreste. Siamo ormai, ci stiamo portando verso Pistoia, sono gli ultimi due atleti che debbono concludere la loro fatica. E Loretto, io mi risulta che sia successo un piccolo incidente in allenamento di un corridore, ci può dire qualcosa? Sì, è successo questo. Nel riscaldamento del mattino Rossano Brasi ha investito un pedone e non fermandosi a dargli l'assistenza probabilmente riceverà una brutta notizia, che arriva una denuncia per omissione di soccorso e saranno un po' di guai per questo ragazzo. Mi spiace perché l'ho saputo in ritardo proprio ieri, che chissà come, non si sa esattamente com'è, probabilmente l'avrà attraversato la strada, non credo sia andato sul marciapiede lui. Comunque una cosa sgradevole non doveva avvenire, doveva fermarsi, vedere cosa è successo, niente. Ha proseguito la sua marcia, il riscaldamento, ora purtroppo subirà qualche, speriamo poco, ma qualche piccolo guaio. Purtroppo questo è un piccolo neo che non ha nulla a che vedere chiaramente con l'organizzazione tua, non c'entra nulla, però insomma ecco questo però ragazzo dispiace. Forse dispiace chiaramente. Ecco, qui siamo ormai alle porte di Pistoia, stiamo entrando in città con Simone Biasci che cerca generosamente di tenere il ritmo di Fondreste che è lì davanti. Fondreste si classificherà al terzo posto, 38:51 il suo tempo finale. Eccoci qua in Piazza del Duomo a 30 secondi dal vincitore, appunto Francesco Casagrande. Eccoci ora con la telecamera sulla moto, ormai l'ultima curva con Simone Biasci che andrà ad ottenere la decima posizione, 40:26 il suo tempo finale, quindi direi buona anche la prova di Simone Biasci. Quindi ricapitolando, vittoria di Francesco Casagrande davanti a Luca Scinto, Maurizio Fondrieste, Mario Cipollini, Stefano Giraldi e Massimiliano Lelli. Quindi nei primi sei classificati ci sono ben 5 corridori toscani. Questo mi sembra sia un segno importante. Qui vediamo Fondreste dopo la conclusione della gara. Naturalmente si sta dissetando perché sono 33 km percorsi il vincitore Casagrande, lo ricordo, 51:630. E queste immagini, Loretto, credo per un organizzatore siano belle immagini, perché quando si vede una piazza piena di pubblico così, credo che faccia senz'altro piacere, no? Tanto piacere perché veramente lo sportivo era presente, tanti pistoiesi, tanti anche fuori Pistoia sono venuti a applaudire e ammirare tutto questo 26 corridori che hanno partecipato alla gara. Qui siamo sul palco con la premiazione e ci sono naturalmente ormai i classici fiori di pesce per i protagonisti. Francesco Casagrande, e lo ricordiamo, vincitore della 11ª Firenze Pistoia, Gran Premio Selle Italia, trofeo Vetta e classica di chiusura della stagione 94, professionisti naturalmente. Eccolo qui, lo vediamo appunto accanto a Loretto Petrucci, poi naturalmente ci sarà la premiazione anche degli altri atleti che hanno conquistato le prime piazze. Siamo ancora sul vincitore
che appunto eccolo ora qua complimentato da Maurizio Fondriest, e poi dovrebbe arrivare anche Luca Scinto. E a proposito di Luca Scinto, dobbiamo dire è arrivato un po' trafelato, perché era già in albergo e è stato fatto richiamare, e questo insomma mi sembra, Luca onestamente poteva anche rimanere lì, che dici? Ma forse la distrazione, l'emozione del matrimonio l'ha fatto stava già pensando a Angela, via sì, di correre dietro alla futura signora, ha dimenticato il podio e ha dimenticato l'investitura con le sue maglie della società, che chissà, li faranno anche una multa non essere presentato. Può darsi maglia. Che Ferretti, visto che era proprio eccolo qua, sì, insomma, diciamo onestamente un po' malmesso, sì, così da persona normale, non da atleta, da ciclista. Poi vorrei notare che nel gruppo di premiazione abbiamo potuto avere la presenza di 5-4, uno è mancato, e 4 atleti che hanno dato l'addio al ciclismo. Sì, l'abbiamo notato. Sì. Da Giovannetti, Chioccioli, Giupponi, Leali, e Leali. Quindi questi ragazzi hanno dato addio al ciclismo. Sono venuto a Pistoia a ottenere l'ultimo applauso, diciamo, dagli atleti. Sportivi. Sì, che l'hanno applaudito a lungo. Sei terzo a questa Firenze-Pistoia. Allora, Maurizio, soddisfatto della tua prova o speravi in qualcosa di più? Ma speravo di vincere sicuramente, comunque Casagrande bisogna fare i complimenti perché è andato forte. Io stavo fino a metà corsa, andavo bene, però nella seconda parte sono calato un po', mi sono accorto che il rendimento non era più come all'inizio, e invece Casagrande è continuato costante e è riuscito a vincere con 30 secondi. Allora, con oggi si chiude la stagione 94, il tuo bilancio, Maurizio? Ma il bilancio direi che è buono, perché ho corso solamente 4 mesi, ho vinto 9 corse. Quindi sono contento, anche perché la schiena sta riprendendo bene. Adesso voglio prepararmi bene per la prossima stagione. La prossima stagione quali saranno gli obiettivi principali? Coppa del Mondo, le classiche, Sanremo? Ma come al solito tutte le classiche, poi fare bene il Giro d'Italia. E il Tour lo farai? Sì, dovrei fare anche il Giro di Francia. Poi vedremo per quanto riguarda il Mondiale, perché quest'anno, l'anno prossimo sarà ottobre. Va bene, tanti auguri. Grazie. Allora, eccoci qua con Francesco Casagrande. Allora, devo dire, un attimo fa Fondriest ha detto complimenti a Casagrande perché è andato veramente fortissimo. Ma certamente sì, sono andato sempre a tutta, ho ottenuto anche in finale, nonostante sapesse che ci fosse Fondriest che va molto forte, ho resistito a lui. Devo fare un complimento a Cascinto, che ha fatto una buonissima cronometro, non me l'aspettavo, quindi sono molto contento. Ci speravi onestamente alla partenza di vincere? Ma sperare, si spera sempre, sai, quando la condizione è buona si parte per vincere sempre, e ci sono riuscito. Credo che per te tu debba dire purtroppo la stagione è finita, perché continui a volare qua. Ma no, non sento così, perché basta, so già tanto e sono a tutta, quindi un po' di riposo me lo merito e ci vuole. E poi l'anno prossimo è ancora presto per il programma? Ma ancora il programma ancora non ho ben delineato, vedremo un po' più avanti. Allora, siamo con Luca Scinto, veramente grande protagonista, un secondo posto. E Luca, domani sappiamo tutti ti sposi, cercavi di fare un regalo a Angelo o lo volevi fare a Luca? No, lo volevo fare a me, perché se oggi riuscivo a vincere per me era una bella cosa. Comunque non fa niente, ho fatto secondo inaspettatamente perché ero a fare anche la doccia. Sapevo di essere andato abbastanza bene, ma no di vincere. In settimana mi sono preparato, diciamo, sempre le mie 2 ore in bicicletta ho sempre fatto, dietro Vespa. Oggi ho dato tutto e sono contento del risultato che ho fatto. Ora, vedendo che ho perso per 21 secondi, forse in finale, che so, potevo dare qualcosa di più, però ha vinto Francesco e chiaramente non posso competere per ora con lui, perché è un grosso corridore, ha dimostrato di andare forte. Però non so, è il primo anno da professionista, non è che abbia fatto poco, chissà un altro anno che possa esplodere anch'io. Io te l'auguro. E come la valuti questa tua stagione, che è stata quella del debutto? Ah, molto positiva. Io non mi monto la testa, so di essere un corridore da aiutare la squadra, di essere uno utile per la squadra, corro in uno squadrone, e quando avrò l'opportunità di fare vedere qualcosa riuscirò a farlo vedere bene per me. Allora Luca, io ti faccio tanti auguri anche a nome degli Sportivi Toscani, ormai ci rivedremo quando sarai sposato, e chiaramente ora un po' di luna di miele, no? Sì, ora andrò alle Maldive in ferie, mi ci vuole, perché voglio vedere per 20 giorni, non voglio vedere più la bici. Allora, in questa autentica sagra di Toscani, ottimo piazzamento anche per Mario Cipollini, un quarto posto. Mario, soddisfatto della tua prova o speravi in qualcosa di meglio? Ma la speranza è sempre l'ultima a morire, però qui la speranza finisce quando arrivano quelli che vanno più forte. Sono soddisfatto della mia condizione in questo momento,
purtroppo la stagione è finita, speriamo nel 95. Devo dire che voi come Mercatone USA avete avuto la soddisfazione di questo Casagrande, che direi non finisce di stupire quest'anno. Ma sicuramente questo ragazzo ha dimostrato di essere un grosso protagonista negli anni a venire. Io da parte mia, gliel'ho detto anche personalmente, penso che non sia un corridore da corsa a tappe, ma secondo me è un corridore da corsa di un giorno, e l'ha dimostrato più di una volta. È un ragazzo che ha delle grandissime doti e speriamo che riesca a esplodere ancora di più. Ritorniamo a Mario Cipollino, l'anno prossimo il programma, rifarai le corse a tappe che avevi messo in programma quest'anno e purtroppo non hai avuto fare? Mai, l'anno prossimo è una stagione abbastanza difficile, è cambiato tutto il programma delle corse a tappe, c'è un mondiale che non si sa benissimo come fare. Comunque i due appuntamenti più importanti sono il Giro d'Italia e il Tour, e poi vedremo. Comunque alla chiusura della stagione 94 Mario Cipollini è convinto di aver recuperato sotto tutti i punti di vista dopo quel grave incidente, no? Mi sembra di sì, io sto cercando di ritrovare una condizione persa durante i mesi di questa stagione. Spero di prepararmi bene in vista del 95, farò un po' qualche 6 giorni a fine stagione proprio per questo motivo. Eccoci ora con Alfredo Martini, il commissario tecnico dei professionisti. Allora Alfredo, prima di tutto un commento su questa Firenze-Pistoia, mi sembra abbia ancora una volta voltata la ribalta dei giovani veramente interessanti. Si è svolta sotto una cornice di pubblico veramente grande, è un pubblico anche entusiasta, e ha vinto un corridore che quest'anno ha fatto tante volte parlare di sé, ma poi ha vinto a una media di quasi 52 all'ora, e quindi bisogna dire bravo a Casagrande. E poi Francesca ha vinto in pianura questa cronometro, ma l'aveva già vinto anche la Futa in salita, e oltre a tutte le corse che ha vinto, credo che veramente entri nell'inverno con il morale più alto possibile per affrontare una stagione che lo rivedrà in prima fila in campo internazionale, perché questo ha delle doti particolari, veramente è un forte. Poi c'è stata una bella novità di Scinto, c'è stata una conferma di Cipollini che credo stia cominciando a ricredere anche in se stesso, no? Scinto penso che al suo primo anno ha fatto delle cose egregie quest'anno, e arrivare secondo oggi dietro a Casagrande è stata un'impresa.